Di nuovo, ciao amici, siamo ancora qua per vedere un altro passo delle line dance. Quello che vedremo oggi è il Monterey e il Monterey Turn. Il Monterey è un passo che viene eseguito in questo modo. Se lo eseguo rimanendo fermo sulla linea di ballo, quindi parto di qua e sto ferma qua, lo eseguo in questo modo. 1, 2, 3, 4. Quindi è un'apertura laterale, vedete, in questo modo. Ma è molto più probabile che nelle line dance vi chiederanno di fare un Monterey turn, ovvero un passo Monterey per girare. In questo caso l'esecuzione verrà fatta in questo modo. Se lo faccio partendo col piede destro, faccio un'apertura laterale verso destra, mentre chiudo mi giro di mezzo. Ho fatto fatica a girare perché i piedi su questo pavimento mi frenano, ma dovreste riuscire a farlo in maniera esattamente molto più fluida. Quindi avete visto, ho girato di mezzo, poi apro e chiudo. Se vi chiedono di farlo un altro per tornare sulla linea di ballo, farete la stessa cosa. Apro di destro, giro, apro e chiudo. Vediamo un attimo i tempi del Monterey Turn, ok? Attenzione, 7, 8, 1, 2, 3, 4, un altro mezzo, 1, 2, 3, 4. Ho eseguito un Monterey turn, ho girato di 360 gradi. Se invece lo devo fare sul posto, semplicemente 1, 2, 3, 4. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo step.